Tornato negli studi di Tempo Radio, lo diamo al comandante della Polizia Locale di Castelgoffredo, Daniele Pisciotto. Bentornato tra noi, comandante. Buongiorno a tutti, buongiorno. Noi invitiamo sempre gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo che il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp è il 348-3188-339. Ricordiamo anche che per chiamarci il numero è lo 0376-631709, poi c'è la diretta streaming sulla pagina Facebook e sul Gazzettino Nuovo e Tempo Radio. Allora, dunque, cominciamo subito col parlare di videosorveglianza, parliamo di questo? Sì. Benissimo. Dai. Allora, Presidente, c'è recentemente abbiamo rifatto uno studio sulle telecamere di Castelgoffredo. Adesso premetto che a Castelgoffredo abbiamo circa 90 apparati di videosorveglianza dove sparsi in tutto il territorio. Ci siamo resi conto che ci sono dei punti vuoti, dei punti, diciamo, dei lati oscuri, io li chiamo così, e quindi abbiamo deciso con l'amministrazione di trovare il modo appunto di coprire quelle parti che sono necessarie, non tanto per controllare il traffico, ma per anche verificare, diciamo, gli ingressi di Castelgoffredo. Ci mancava praticamente un ingresso da videosorvegliare. E l'amministrazione appunto ha messo a bilancio, insomma, parecchie somme da destinare a questo. Infatti con le somme che ci hanno dato appunto nel bilancio riusciremo a prendere due letture a targhe da posizionare in punti diversi, più un'altra invece l'urtura targa da posizionare in questa fase, in questo punto, come dicevo, in questo punto oscuro, che ci permetterà non solo di vedere, io lo dico sempre, di vedere gli autoveicoli che sono senza assicurazione e revisione, ma di fatto anche i veicoli che transitano in quel tratto, che potrebbero essere anche stati segnalati come veicoli sospetti. Quindi voglio ribadire che quello, e ribadisco per l'ennesima volta che noi, che i controlli, abbiamo l'ausilio di queste telecamere per fare certi controlli, ma controlliamo e fermiamo subito. Cioè, io la prova del 9 la faccio immediatamente, quindi potrebbe anche il terminale potrebbe dirmi anche delle non verità perché non è aggiornato e quanto. Nel momento in cui fermo l'utente capisco se è a posto o meno, ecco. Certo, quindi non facciamo, diciamo, una contestazione differita di nulla. Si verifica, si controlla e si sanziona lì al momento, tutto in quel frangente, ecco. Non facciamo cose, ecco, con distanze lunghe. Certo. E poi, ripeto, ci possono veramente servire tanto le tue targhe noi possiamo inserire delle targhe in una blacklist, e ogni qualvolta questa telecamera transita sotto il nostro impianto di lettura targhe ci segnala appunto il transito. Quindi potrebbe essere stata un'auto rubata, un'auto che sospetta, perché quando c'è quest'auto ci sono anche poi i furti in quella zona. Quindi insomma abbiamo creato questo servizio. Non oltre, adesso abbiamo deciso appunto anche di, non dico di cedere, ma di fare uno sdoppiamento del nostro impianto, e in modo che i carabinieri possano accedere ancora direttamente e vedere anche loro le nostre stesse cose, appunto per velocizzare i tempi, non doverci chiedere per poi verificare, ma in questo modo riescono anche loro a interagire immediatamente. Ecco, e questa è, appunto, è una cosa molto importante. Tra l'altro lei aveva spiegato ancora a suo tempo che se passa uno con un'auto rubata, cioè, quello è un malvivente, non è una persona onesta, perché una persona onesta non finisce su un'auto rubata per caso, e secondo, cosa se ne fa di un'auto rubata? Sì. Normalmente la usano i ladri, i rapinatori per compiere qualche... Ovviamente noi andiamo anche cauti quando appunto abbiamo un'accortezza in più nell'avvicinarsi a questa autovettura. Ecco, e questo è un altro aspetto che ogni tanto è bene sottolineare. Le forze dell'ordine sono in divisa, chi è fermato da loro sa che ha a che fare con le forze dell'ordine. La gente non sa chi è davanti. Infatti. Perché non c'è la divisa da ladro o da... Quindi fermare un'autovettura sapendo che appunto risulta nell'archivio delle auto rubate, abbiamo sicuramente un'attenzione in più nell'affrontare la persona e tutti i sistemi di sicurezza attivi appunto per eventuali colluttazioni, cose. Io non voglio arrivare a quello, però sei pronto, diciamo, non è una cosa, come si dice, improvvisa, sai già quello che andrai a fare. Ecco. Vi auguriamo di non trovarvici mai in queste condizioni, proprio, però appunto può succedere, purtroppo ogni tanto capita. E quindi appunto, ma sono già arrivati o arriveranno? No, dobbiamo fare gli acquisti, li facciamo adesso col mese di settembre,
però insomma io entro settembre voglio avere appunto gli apparati già giù e tutto a posto. Già, insomma, ecco. Perfetto. E poi c'è un'altra cosa anche che sta tenendo banco in questo, cioè non è mai uscita, diciamo così, purtroppo di moda, mi passi l'espressione, sì. Però ultimamente se ne sta tornando a parlare, per esempio addirittura di ieri la notizia che è stato il sindaco di Mantova, per esempio, stesso a lanciare ai propri agenti della polizia locale la segnalazione. Guardate che purtroppo ho visto alcuni assembramenti. Sì, sì, infatti, noi, infatti ci siamo, per noi, come dice lei, la battaglia non è ancora finita. Da marzo ad oggi noi siamo sempre stati allerti con la guardia alzata in questo senso, e infatti noi nei controlli che facciamo anche quotidianamente cerchiamo appunto di verificare gli assembramenti, ma non solo assembramenti nei bar come sulla norma dice l'ultima ordinanza, dove dobbiamo dare più attenzione, lo facciamo, sì, anche nei parchi pubblici, insomma cerchiamo di vedere e verificare appunto la gente che non, ripeto, noi verifichiamo se sono congiunti o meno, ma anche se non lo sono cerchiamo di distanziare anche i ragazzi. Io in effetti ve lo dico, vedo troppi ragazzi di 13, 14, 15 anni che sono incuranti di questa regola, ecco, purtroppo. Quindi noi passiamo spesso e volentieri, anche ieri pomeriggio sono passato personalmente in un parco pubblico per farli distanziare tutti, perché non usano né mascherine né distanziamenti. Per loro si sentono immuni da questa malattia, ma non lo sono. E questo lo facciamo anche alla sera. La sera diciamo abbiamo un'attenzione in più, dalle 18 alle 6, lo sapete che è entrata la nuova ordinanza, nei controlli appunto nei locali annessi, cioè che siano bar o non solo bar, ecco, di pubblico spettacolo, e quindi noi abbiamo cercato anche lì di inasprire le uscite serali notturne per fare questi tipi di controlli. Le stiamo facendo veramente tanti, però sto riscontrando in questo caso il recepimento dell'ordinanza, quindi nei controlli che ho fatto nell'ultimo weekend effettivamente coloro che erano in questo bar erano tutti con mascherina, distanziati, non avevano, ecco, non ho dovuto rilevare nessuna infrazione, ecco. Quindi voglio far capire che comunque anche da parte nostra, da parte dell'amministrazione, c'è questo tipo di controllo, e lo faremo fino anno, cioè noi non ci fermeremo comunque mai in questi controlli, ecco. Ok, perfetto, quindi i controlli appunto ci sono ancora e quindi è giusto appunto, tra l'altro poi adesso dicono, io francamente spero di no, però dicono che crolleranno le temperature, per cui è anche un momento non bello. Sì, dicono che potrebbe essere questo un fattore per... Sì, dicono che la settimana prossima ci saranno 10-15 gradi in meno rispetto a questa, quindi... E poi c'è un'altra lotta anche, sì, che vi vede sempre impegnati, ma lo facciamo magari ne parliamo tra poco, che è la lotta all'abbandono dei rifiuti, okay, va bene? Grazie. Quindi con il comandante della Polizia Locale di Castel Goffredo, Daniele Pisciotto, ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte. Siamo al comandante della Polizia Locale di Castel Goffredo, Daniele Pisciotto, a seconda parte di Filo Diretto con gli Ascoltatori. Stavo guardando anche, c'è anche un sacerdote che le scrive oggi, dopo okay, lo salutiamo, dopo ne parliamo. Abbandono di rifiuti, sì, questa è un'altra cosa che capita in tutti i comuni, purtroppo i maleducati sono ovunque proprio, però insomma... Guardi, questo problema, io dico sempre lockdown o no, c'è sempre stato, cioè in ogni caso... Anche durante i periodi, ripeto, marzo, aprile, maggio, ci sono stati troppi proprio abbandoni di rifiuti. Abbiamo riscontrato addirittura, adesso stiamo facendo un accertamento su un veicolo, con i veicoli proprio che lanciano dal finestrino lo sporco adesso, per non farsi beccare, dopo un caso che non sanno certi che invece l'hanno fatto davanti a un collega, ha capito, e quindi riusciamo ad arrivare comunque al trasgressore, non ci siamo messi a inseguire nessuno, però ogni tanto capitano queste notizie, ci fa sempre un grande piacere, sì. Tre settimane fa, quattro settimane fa per esempio ho cercato di truffare un poliziotto che era fuori servizio con lo specchietto, insomma, vabbè, non da voi ovviamente, sì, ma sì, non lontanissimo, quindi comunque in ogni caso c'è una buona sinergia tra amministrazione comunale, noi e anche i nostri operai comunali che ci segnalano prontamente ogni abbandono di rifiuto, noi facciamo le indagini sul posto, è brutto dire, uso questo termine, ma rumiamo nella spazzatura a volte, quando ci sono i sacchi aperti, e vediamo delle tracce che ci fanno conducono una persona da lì. Non spieghiamo quali tracce che dopo diventano più furbi, sì, sì, infatti. Lasciamo che siano... E in base a quello poi riusciamo a contattare la persona, la sentiamo comunque a verbale perché
devi fare una sorta di indagine e cerchiamo di capire appunto se un fatto è caduto è stato voluto da lui o, io dico sempre, ho buttato nella spazzatura, è caduto dal camioncino della spazzatura. Insomma, cerchiamo di capire un po' il caso, ma la maggior parte delle volte dicono tutti, ammettono di averlo fatto. La prima volta non è mai successo, però lo dicono. Ecco, però abbiamo deciso con l'amministrazione però di inasprire le sanzioni. Abbiamo fatto con l'ultimo regolamento comunale, con l'ultimo consiglio comunale, appunto abbiamo regolamentato, appunto al regolamento rifiuti abbiamo modificato la parte sanzionatoria dove abbiamo inasprito tutte le sanzioni. Quindi una sanzione minima per una violazione del genere, quindi anche un semplice sacchetto abbandonato parte dalle 200 euro sì. di sanzione, perché non è corretto che impieghiamo tempo noi, gli operai, veramente a volte solo per la soluzione del caso, per l'indagine che facciamo, perdiamo anche 5, 6, 7 ore solo per individuare, e quindi non è corretto, quindi sì, penso sia giusto, proprio per far capire, anche evitare appunto che lo facciano ancora, cioè, per me bisogna educare in questo senso, la multina da 50 euro in questo caso non ha senso, come abbiamo inasprito altre dove vengono da fuori comune, perché succede spesso che dall'altri comuni vengono e nel tragitto comune magari lavorano a Castelgofredo o ci passano, buttano lo sporco, certo. Lo abbandonano, lo lanciano in mezzo a un fosso, anche per tante volte lo stesso signore che regola le acque a Castelgofredo del consorzio ci segnala, ragazzi guardate che qua ci sono sacchi di roba nel fosso che vanno a ostruire tra l'altro il flusso dell'acqua, quindi insomma è un, purtroppo un mal costume che non riusciamo a debellare, però ci stiamo dietro tutti i giorni, abbiamo messo anche, non dico i posti, abbiamo appena installato stamattina delle fototrappole in giro per il paese dove ci dicono appunto che abbandonano in continuazione, quindi speriamo anche con quello di beccare sa cosa lì molti cittadini tante volte si ricorda, hanno fatto presente che bisognerebbe magari trovare la sanzione tipo lavori socialmente utili, cose di questo tipo. Perché 200 euro a me fanno molto male, all'amministratore delegato del che ci si accende la vana, il sigaro a vana con i 200 euro meno, insomma, quindi purtroppo anche lì ci vorrebbe una proporzionalità, insomma, forse. Infatti. Purtroppo allora penso che questo sia uno dei vostri problemi morali, penso, no? Quando sanzionate qualcuno che vorreste applicare. Ci sono ancora altre cose da dire per quanto riguarda... No, l'unica cosa che volevo dire, però non è una bella cosa quella che dico, è che noi ci eravamo prefissati degli obiettivi l'anno scorso per quest'anno e ci siamo già arrivati, cioè, quindi comunque sia le sanzioni invece di calare sono aumentate. Ahimè, io ho visto un aumento, che dopo l'apertura tutti si sono dati la pazza gioia infrangendo il codice, fregandosi di tutto, però da noi è aumentato io avevo una stima di quello che erano i verbali mensili e li ho raddoppiati, quindi però. Purtroppo sì, pensavo meno, invece alla fine alcuni non sono stati bravi, sono dati proprio a ma sì dai, infrangiamo le regole perché adesso sono libero. Ho pensato anche questo, una chiusura prima e per una lasciarsi andare dopo, non lo so, comunque di fatto io dalle mie previsioni l'ho sbagliate totalmente, perché ho fatto... Quali sono le infrazioni più frequenti? I due autovelos, come dicevo, sono quelle infrazioni che ci sono sempre giornaliere tutti i giorni, e anche in me il semaforo rosso. Il semaforo rosso è un continuo. Nel frattempo, sempre con le regole del Covid, quindi garantendo i tempi, si ricorda che l'assicurazione aveva un po' più un margine di franchigia più alta e anche le revisioni più alte, nonostante tutto abbiamo rilevato tante violazioni per l'assicurazione e la revisione. Quindi, insomma, per carità, ci sono ancora tante infrazioni. Capisco anche che la gente faccia fatica, però, che nella ripresa non ci siano più soldi come prima, però insomma, state un po' più attenti. Allora, le leggo i messaggi, ma la colpa è dei cittadini o siete voi che siete più cattivi? E poi un altro messaggio ancora, invece di 200 euro, 1000 euro. Allora, non siamo più cattivi perché siamo gli stessi di sempre, siamo più attenti alle regole, quello senz'altro, perché c'è bisogno di essere più attenti. Per quanto riguarda il discorso dei 1000 euro, no, guarda che ci sono, adesso va bene, non ho potuto dire tutte le sanzioni che abbiamo inasprito, ma abbiamo delle multe da 1000 euro anche.
ci sono casi da 200, casi da 500 e casi da 1000. Poi grazie per i controlli che fate nei bar, gliene leggo un altro ancora. Sì. Purtroppo ci sono tante persone che se ne fregano delle forze dell'ordine perché non vengono punite. Lo so, questo è il menefreghismo, certo, c'è sempre. Ci sono anche quelli, speriamo di beccare gli impuniti, fanno del cavolato. Le chiedono, le revisioni camper, auto, eccetera, sono rinviate? Sì, c'è stato un rinvio, adesso non mi ricordo più la data, comunque fino a ottobre c'era il blocco delle revisioni. Okay. Dopo, ripeto, se uno vuole farla comunque nessuno lo blocca, però possono essere fatte. Poi, comandante, voglio organizzare con i miei parrocchiani, saluto Don Luca che ha scritto, sì? Voglio organizzare con i miei parrocchiani un incontro, dice anche sulla Laudato Si, che è un'enciclica, che regole devo seguire, punti domanda? No, è un incontro, comunque se è una cerimonia religiosa, ci sono le regole della cerimonia, quindi sarebbe meglio farle all'aperto, non farle al chiuso. E i numeri, allora deve avere proprio un calcolo della zona che vuole occupare, e quindi in base a quella deve posizionare sedie a distanza di un metro laterale, frontale, ok, quindi proprio avere un distanziamento totale di sedie. Ovviamente è considerato quasi, siccome è un metro, ma comunque è un assembramento, tutti con mascherina, e può fare tranquillamente questa cerimonia. Ma militare si fa le distanze. Sì, sì, ma comunque noi per certe volte abbiamo proprio segnato per terra i punti, per evitare appunto. Poi le chiedono altri due messaggi, comandante, la patente B va bene per lo scooter, è uno, e l'altro, dottor Pisciotto, la riforma delle forze dell'ordine non si fa più? Sì, come sceriffo ed FBI, cioè polizia e carabinieri insieme, e vigili che diventano la polizia, diciamo, tipo di stato locale, eccetera, insomma. Per quanto riguarda la normativa, purtroppo ahimè siamo ancora indietro, ci sono proposte, 1000 proposte, ma non siamo ancora a quei livelli. Mm-hmm. Per la patente B, la patente B si è presa prima dell'87, poteva usare la moto fino a qualsiasi data perché era conglobata A e B. Invece dopo il 90 la B è solo 125. E per il cinquantino? Cinquantino sì, la patente non può essere usata. Ok, troppi sorpassi azzardati sulla strada per Medole. Che è la strada quella che dove abbiamo, adesso non so se si intende quella dove abbiamo l'autovelox o la tangenziale della calza. Se è la tangenziale della calza, effettivamente sì, è una strada da 70-90 all'ora, tendenzialmente vanno anche forte. E abbiamo rilevato anche un incidente non poco tempo fa. Stavo leggendo mentre parlava. Mi fa piacere. Allora dice questo messaggio: dice: sanzionate quelli che vanno troppo piano. Andare a 30 all'ora dove ci sono i 90 significa provocare incidenti o costringere a sorpassare. Ok, infatti è prevista una sanzione con questa strada per chi va eccessivamente piano. Ci sono alcune ore della giornata in cui effettivamente ci sono quelli che dici: ma se sei ancora addormentato, cosa vai in giro con la macchina? A noi è capitato una volta che un signore anziano che per forza aveva creato una colonna infinita e andava, c'erano i 90, andava i 30, quello sì. Allora, occorre stangare sul serio quelli che mandano messaggi mentre guidano? Assolutamente sì, sono d'accordo, è quello che ribadisco ogni volta che vengo qua, che sono più pericolosi di quello quasi che ha la guida, che vede in viva voce o comunque ha il telefono in mano, perché proprio distoglie la vista dal quadro, insomma dal pericolo. Esatto, ma mi scusi, tanti incidenti di cui noi nella cronaca dobbiamo parlare, ce n'è anche uno, per esempio una signora in autostrada andava a 170 all'ora, è andata a sbattere contro un camion, si dice forse una distrazione, ma cosa può essere una distrazione? Mentre vai a 170 all'ora come fai a distrarti? O uno starnuto, io dico sempre, che tipo avrei fatto, ma sicuramente è quello, non è nient'altro che quello. Lo so, ma lo capisco anche quando fermiamo delle macchine che all'ultimo se ne accorgono perché alzano un attimo la vista, che magari erano lì a fare un messaggio. Infatti è molto più pericoloso quello che tutto il resto. Ecco, per esempio un anno fa più o meno la comandante della Polizia Stradale di Brescia aveva riferito che non si può dimostrare, però nella stragrande maggioranza degli incidenti che rilevano c'è uno dei telefonini che è in fondo alla macchina, che è sulla messaggeria. Certo, infatti. Come come noi, abbiamo fermato mi ricordo, è un aneddoto ma mi fa sorridere cosa, abbiamo fermato una persona per farle capire, non ero al telefono, abbiamo visto il lancio del telefono dietro e l'ha anche rotto perché si è rotto dietro nell'1-8, si è distrutto e non era al telefono.
per dimostrare che lei non aveva niente in mano, ma abbiamo visto distrutto dietro, quindi per forza l'ha lanciato per evitare. Però sanzioni. Dovrebbe un giorno scrivere il classico stupidario, no? Sì. E magari portarlo per le scuse. Perché anche lì un comandante della stradale, mi pare, aveva detto, aveva fatto vedere le scuse, c'era quello che si grattava la testa col telefonino, cose di questo tipo. Sì, qua, sì, insomma, sì, infatti, io è vero, è vero. Allora, Pisciotta, lei è troppo bravo. Questo è un messaggio che le è appena arrivato. Quindi... Ringrazio. Veramente. Allora, siamo in chiusura. Noi ringraziamo tantissimo Daniele Pisciotta, comandante della Polizia Locale Castelgoffredo. Come vuole chiudere, comandante, la parola a lei. Sempre un augurio ai miei colleghi di continuare così, anche tutti voi cittadini, insomma, cercate di rispettare le regole e speriamo che un giorno ci ritroviamo qua prossimamente e dire che la famosa pandemia è finita, almeno, e lo troviamo senz'altro meglio con un altro spirito. Infatti. Grazie a tutti. Grazie comandante.